Ciao a tutti ragazzi, finalmente riusciamo a fare questo video speciale 10.000 iscritti. Vi dico già che non mi sono preparato niente di scritto da dire in questo video, quindi verrà molto random. Mi impappinerò di continuo, farò gaffe eccetera, ma chi se ne frega, no? Naturale e bello. Comunque vi chiedo scusa per non aver fatto prima questo video, anche perché siamo quasi a 11.000 iscritti ormai. E però appunto non riuscivo a farlo prima perché c'è stata l'uscita di Majora's Mask, l'uscita del New 3DS, poi c'è stato San Valentino, ci sono state un mucchio di cose che si sono accavallate e quindi mi sono ritrovato a fare quei video prima di questo, ma eccomi qua finalmente a farlo. Voglio innanzitutto ringraziarvi per questo traguardo a mio parere fantastico che abbiamo raggiunto. Essere arrivati a questo traguardo, essere arrivati a 10.000 persone che ti seguono, cioè che mi seguono, è una cosa davvero fantastica, a me fa davvero tanto piacere. Voglio ringraziare chi mi sta seguendo da una vita, perché ormai ho il canale credo da 2-3 anni, non mi ricordo ormai, ho perso anche la cognizione del tempo. E insomma, sapere che ci sono alcuni iscritti che ti dicono io ti sto seguendo da quando hai messo il primo video, insomma, è una figata assurda, mi fa troppo piacere. Ringrazio anche chi non mi sta seguendo dall'inizio, ma che comunque mi sta seguendo da molto tempo, perché anche quello è importante. Ma ringrazio anche chi si è iscritto ultimamente e che ha contribuito a raggiungere questo traguardo. E ringrazio anche chi si iscriverà dopo questo video e che comunque contribuirà alla crescita di questo grande gruppo. E quindi insomma ragazzi, io se sono arrivato qui lo devo soltanto a voi, quindi ringrazio voi perché davvero mi state rendendo felicissimo sapere che tutto il mio sforzo, tutto il mio lavoro, anche se magari non si nota in un video normale, però viene apprezzato, per me è importantissimo perché voi vedete il video già fatto. Cioè vedete il video caricato, io che spiego, oppure io che gioco, bla bla bla, e sembra una cacchiata, no? Ma vi faccio un esempio, in ogni video prendi le luci, accendi le luci, sistemale in modo che la luce stia bene in tutta la postazione, perché magari se no viene il video troppo scuro, e inizia a prepararti, sistema magari la postazione perché non tutto lo lascio così a vista, alcune cose le sposto. E prepara la presentazione e poi ti impalli e quindi devi ricominciarla, oppure sbagli. Quando ci sono i tutorial magari io faccio delle prove prima, perché non posso farmi un tutorial di un disegno se prima non lo provo. Faccio 2 o 3 prove prima e mi vengono perfetti, poi arrivo a fare il video e mi vengono proprio. Infatti è già capitato che volevo farvi dei tutorial che poi ho eliminato perché davanti alla telecamera facevano schifo. E quindi insomma ragazzi, dietro questi video c'è davvero tantissimo impegno, ma anche nel montaggio, perché comunque metti musiche, taglia pezzi che non vanno, quando c'è il gameplay metti la schermata, metti il gameplay, metti la videocamera, falli coincidere. Insomma, anche se non si nota, ci tengo a dirvelo perché magari a volte qualcuno può pensare anche che io faccio così. Ecco, ora è venuto meglio. Io schiocco le dita e il video è già pronto. Non è così ragazzuoli, ci metto davvero tantissimo tempo, ovviamente dipende dal video, comunque l'impegno che ci metto è veramente tantissimo e quindi insomma mi fa piacere sapere che questo impegno non viene sprecato, perché comunque vedete i miei video, li commentate in positivo, qualcuno li condivide e questo è importantissimo per me. E appunto poi se mi seguite da così tanto tempo vuol dire che dei video tanto schifosi non li faccio. E vabbè, poi ora che ho ringraziato voi, devo ringraziare mia madre, che comunque anche lei mi ha aiutato tantissimo per quanto riguardava il canale, mi ha aiutato anche coi costumi, di tutto di più, quindi anche lei devo ringraziarla davvero tanto. Cioè comunque anche a partire da questa postazione, come vi avevo già anticipato nel video della nuova postazione, devo ringraziare anche qui lei, perché piccoli esempi che poi possono essere piccoli per voi, ma per me invece significano tanto. I cuscini della postazione qui, di questo divanetto, me li ha fatti lei, quindi sono delle cosette in più che per me sono molto importanti perché arricchiscono la postazione, per esempio. E quindi grazie mamma. Poi devo ringraziare Fra, lo conoscete perché l'avete visto anche nei video, e
come dire, è tipo la mia palla antistress, riverso tutto il mio stress su di lui, ma il canale fa schifo, ma i video fanno schifo, il canale lo lascio, non ne posso più, e quel video non l'ho visto nessuno, insomma ragazzi, tutta roba così, praticamente tutte le depressioni che mi prendono riguardo al canale, perché sì, anche a me vengono delle depressioni a volte sul canale, le riverso tutte su di lui e lui deve stare lì ogni volta, no ma tranquillo, no ma dai, no ma non ti preoccupare, non lasciare il canale. Quindi ringraziate anche lui se io sono ancora qui a fare video, perché spesso entro in crisi e vorrei lasciare tutto, perché sembrerebbe la soluzione più facile, però non è neanche la soluzione più bella, perché comunque io a questo canale ci tengo tantissimo. E poi devo ringraziarlo anche perché è stato lui che mi ha creato il sito www.kevindamico.altervista.org. Quindi insomma anche quella è una bella cosa, perché unisce ancora di più tutte le cose, Facebook, Twitter, YouTube eccetera, in un unico sito. E quindi poi ci sono anche le news, mettiamo le news Nintendo, le recensioni eccetera. Quindi insomma anche quella è davvero una bella cosa. Ma poi mi aiuta anche con le idee dei video. Quindi insomma grazie Fra. E poi devo ringraziare i miei 3 migliori amici, perché se non ci fossero loro io non saprei come fare. Quindi ringrazio innanzitutto Ale, che anche lui comunque mi ha fatto tantissimi regali che sono sparsi qui nella postazione e quindi che hanno arricchito e contribuito al miglioramento di questa postazione, come per esempio lui. Poi insomma se ho bisogno di un parere critico nel mio video mi rivolgo di solito a lui, in modo così da migliorarmi, valutare se rifare quel video eccetera. Quindi grazie Ale per tutto. Poi devo ringraziare Anna, che anche lei la conoscete perché è apparsa più volte nei video, anzi l'altro giorno mi ha detto: ma io da un po' di tempo che manco nei video, quando facciamo un video insieme? Quindi tra poco la rivedrete qui nel canale con me. E lei è quella che vedete di più, anzi diciamo dal punto di vista di amici è l'unica che vedete, perché comunque è quella che abita vicino a me, gli altri due stanno lontani e quindi è difficile per me registrarci un video insieme. Ma devo ringraziarla anche perché a volte noi ci vediamo, magari ci vediamo quando io sono iper stressato perché sono pieno di impegni, soprattutto legati al canale, e quindi la faccio venire, però magari io mi metto a montare il video anche se chiacchieriamo eccetera, però lei si mette lì e allora mi dice: magari sto pezzo non metterlo, questo sì, questo è bellino, lascialo stare eccetera. Quindi anche lei mi aiuta molto. E poi il trailer del canale l'ho registrato con lei, quindi anche lei mi ha dato veramente un grande aiuto. Poi c'è Silvia, devo ringraziare davvero anche lei, perché anche se è l'ultima arrivata mi sta aiutando davvero tantissimo, pubblicizza il mio canale, poi il sito internet che vi ho anticipato prima, che mi ha fatto Fra, lo gestisce tra virgolette anche lei fa degli articoli, delle recensioni, delle news eccetera e li mette nel sito, e quindi anche quello è un grosso aiuto, perché io ho già il canale, la pagina eccetera, e quindi stare dietro anche a quello è un po' impossibile, quindi anche darmi una mano da quel punto di vista è davvero importantissimo. Quindi, amici miei, grazie anche a voi di esistere, perché senza di voi non sarei niente. E nulla, ora che ho fatto questi ringraziamenti smielosi a tutti, e che ringrazio di nuovo quindi mamma, Fra, Ale, Anna e Silvia, grazie davvero tanto, e anche a voi iscrittuoli miei, passiamo alla prima parte, diciamo, dello speciale. Allora, sinceramente avevo pensato all'inizio di fare una challenge, come avevo già fatto per i 5.000 mi sembra, sì, quella che avevo fatto con Dario della farina insomma, e però poi ho visto nei commenti, mi chiedevate sì di fare lo speciale 10.000 iscritti, ma allo stesso tempo mi chiedevate di fare la fact time, quindi il video domande e risposte, e quello effettivamente non lo faccio da quando mi sembra ho raggiunto i 1.000 iscritti, quindi da un bel pezzo. Quindi qui sotto in un commento, ragazzi mi raccomando solo su YouTube, perché altrimenti io non riesco a starvi dietro, perché se me li mettete su YouTube, su Twitter, su Facebook, per email eccetera, non ci capisco più niente. Quindi fatemi un commento qui sotto su YouTube e fatemi una o più domande su quello che vi pare, curiosità, passioni, hobby, domande insomma sulla mia vita, le cose che preferisco eccetera, tutto quello che vi pare. Passiamo alla seconda parte dello speciale. Allora, qui c'è da fare una piccola premessa.
chi mi segue ormai già lo sa, io quando vi saluto all'inizio del video dico sempre ciao a tutti, ciao ragazzuoli o ciao ragazzi, ciao a tutti ragazzi, insomma roba così. Lo faccio e cerco di rivolgermi a voi, però questo ciao a tutti, ciao ragazzi, bla 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 non mi fa impazzire tanto perché la vedo un po' una cosa fredda. Quindi avevo pensato, e in questo caso voglio fare interagire voi con questa cosa per rendervi più partecipi, voglio trovare un soprannome al nostro gruppo. Quindi vi faccio un esempio: nel mondo della musica ci sono trilioni di esempi. Lady Gaga ha i Little Monsters, cerco di dirvi quelli che mi vengono in mente che sono un po' più famosi. Oppure Miley Cyrus che ha gli Smilers, Demi Lovato i Lovatics. Insomma, i fan si fanno chiamare con quel soprannome lì. Justin Bieber c'ha le Beliebers, tutta roba così. Ma non esiste soltanto nel mondo della musica, esiste davvero ovunque. Vi faccio un esempio: i fan di Super Smash Bros si fanno chiamare Smashers. Quindi insomma, come vedete, questa cosa si applica davvero dappertutto. Ci sono i fan di Glee, il telefilm, che si fanno chiamare Gleeks. Quindi vorrei fare una cosa del genere, trovare un soprannome tutto nostro in modo da rivolgermi d'ora in avanti o riferirmi anche a voi con quel soprannome. La trovo una cosa più carina e che ci unirà ancora di più. E quindi stessa cosa per il fact time, suggerite qui sotto in un commento uno o più soprannomi, io poi sceglierò o il più bello o alcuni dei più belli e in caso magari faccio una sorta di sondaggio, quindi poi lo scegliete voi quello che vi piace di più, anche perché deve essere una cosa che vi rappresenta e quindi deve piacere prima di tutto a voi. Detto questo, vi anticipo, però non fateci la bocca perché non è una cosa sicura, che forse comincerò a fare video anche la domenica alle 16. Saranno video più corti e tra virgolette meno elaborati rispetto a quelli che faccio il mercoledì e il venerdì. Comunque per ora nelle grafiche non cambio nulla, lascio solo scritto venerdì alle 19 e mercoledì alle 16, perché appunto non voglio che diventi una cosa obbligatoria, però sappiate che d'ora in avanti se devo mettere qualche video extra lo metto di domenica alle 16, ma non aspettatevi tutorial o cose tra virgolette straordinarie, perché non le faccio di domenica, quelle le lascio al mercoledì e al venerdì, dato che quelli ormai sono gli appuntamenti fissi di sempre. Nulla, per quanto riguarda Todd, ormai che ci sono parlo anche di Todd, il gameplay di Captain Todd Treasure Tracker, io l'ho interrotto, mi dispiace che molti ci siano rimasti male, ma io l'ho interrotto perché vedevo che non veniva seguito molto. Quindi insomma ragazzi, io questa cosa ve la dico in questo caso per Todd, ma vale per tutto. Se vi piace il mio canale, se vi piacciono i miei video, ma soprattutto se vi piace qualche rubrica o qualche video in generale, condividetelo, parlatene con gli amici che ovviamente hanno le stesse vostre passioni, spammatelo, insomma fate conoscere il video a più persone possibili, perché a me non interessano le visualizzazioni, ovvio, mi fanno piacere, però se faccio l'unboxing della Wii U, vi faccio un esempio scemo, e do 30.000 visualizzazioni, poi faccio il gameplay, 30.000 visualizzazioni facciamo in un mese, poi faccio il video di Captain Todd e in un mese di visualizzazioni ne ho 500, capite che mi domando, ma allora questo video non interessa tanto a chi mi segue? Perché comunque se ha poche visualizzazioni vuol dire che attira poco, e io i video li faccio alla fine soprattutto per voi, quindi se vedo che quel video non è apprezzato, cosa lo sto a fare a fare? Perché mi metto a lavorare su un video, perdere tempo, fatica, eccetera, per un video che tanto non vi interessa? Quindi se ci tenete che una cosa venga continuata, eccetera, condividete e fate conoscere il video o il canale a più persone possibili, così se io vedo che quel video viene visualizzato vuol dire che piace e quindi sono più propenso a continuare quei tipi di video, quei tipi di serie, di rubriche, eccetera. Detto questo, bimbi miei, io per adesso vi saluto e vi do appuntamento col prossimo video, domenica alle 16. Ciao! Ti è piaciuto questo video? Allora metti mi piace, commenta scrivendo la tua opinione sul video che hai appena visto e se vuoi anche qualche idea per i prossimi video che farò. E non dimenticare di iscriverti al mio canale.